sia di sostenibilità, quindi ci siamo un po' di riqualificazione energetica, insomma iniziamo a vedere oggi la conclusione di un progetto è effettivamente molto soddisfacente per me come sindaca di città metropolitana, per me come cittadina, e quindi grazie per non aver mai mollato. Un ringraziamento profondo agli uffici che hanno saputo concretizzare un'idea, un bisogno, un'idea, e quindi oggi siamo qui per in qualche modo festeggiare anche questo importante evento, la realizzazione di un padiglione in più. Noi con questo progetto, come si diceva prima con la preside, abbiamo sicuramente risposto a un fabbisogno, che era quello di un aumento di aule per una popolazione studentesca che era effettivamente sovrabbondante rispetto all'ampiezza dell'istituto. Ma soprattutto abbiamo non solo realizzato un padiglione, abbiamo voluto realizzare un progetto pilota per Roma, perché questo padiglione rispetta tutti i criteri della bioedilizia, è completamente sostenibile. Avete visto che è climatizzato secondo i migliori criteri, ha i pannelli fotovoltaici, ha le luci che si accendono con il passaggio delle persone. Insomma, è coibentato, veramente rappresenta da questo punto di vista una sorta di modello pilota sul quale stiamo realizzando e vogliamo realizzare gli ulteriori interventi. È un intervento che va alla sostanza, va al cuore delle cose. È un intervento che non mira al consenso, ma mira a fare ciò che serve, ciò che è giusto. Con l'aiuto di tutti continueremo ad andare avanti, perché riteniamo che partire dai ragazzi in tutti i sensi sia veramente la chiave per migliorare la nostra comunità. Quindi grazie a tutti e continuiamo su questa strada.